Ciao ragazzi, siamo sempre negli Stati Uniti d'America. Oggi andiamo a vedere come facciamo il nostro blue cheeseburger in salsa Pinos. Salsa Pino, vi racconto questo aneddoto, è uno degli chef che ha lavorato per me e che aveva inventato questa salsa che a me è piaciuta tanto, a base di scalogno, cetriolo, whisky wild turkey, ketchup e maionese. Mi piace questa salsa perché c'è lo scalogno e lo scalogno nell'hamburger simula un po' quello che è la cipolla, che qua in Italia non tutti apprezzano, ma io mettendola dentro in questa salsa riesco a un po' mitigarla in tutti gli altri gusti e quindi riusciamo a metterla nel nostro hamburger. Non andiamo a fare altro che prendere un scalogno e un cetriolo, una bacinella e andiamo a tagliare il più possibile in cubettini piccolini. Stessa cosa facciamo col cetriolo. Dopo aver tritato finemente sia lo scalogno che lo cetriolo, lo mettiamo in una ciotola e lo mettiamo a bagno per qualche minuto nel nostro wild turkey. Dobbiamo soltanto aspettare un attimo che cetriolo e scalogno si inebri col nostro wild turkey. Aggiungiamo maionese e ketchup in dosi esattamente uguali, quindi qua vi potete sbizzarrire. Quando mescolerete sentirete proprio le fragranze del whisky che arriva a naso e a questo punto aggiungerei soltanto un pochino di pepe. Fatta la nostra salsa, io andrei ad assaggiare. Perfetto, la conservate in frigorifero. E andiamo a preparare il nostro hamburger. Io ho preparato già due patti di carne. Usiamo una carne che è fassona piemontese, molto magra. Si presta molto per l'hamburger. Siccome dobbiamo inserire all'interno della carne il formaggio e il blue cheese, crediamo che sia opportuno usare questo tipo di carne. Circa sono 120 grammi l'una e andiamo ad unire in una delle due il nostro cheddar stagionato. Semplicemente andiamo a schiacciare la patty e a inglobare il formaggio. Andando a fare una palla, il risultato dovrebbe essere questo. Okay, il prossimo passaggio è quello di prendere una generosa porzione di zola, in questo caso un cubetto, circa 30-40 grammi, e andarlo a inserire all'interno della nostra patty. Prendiamo il gorgonzola e lo mettiamo dentro. Cerchiamo di dargli una forma più o meno simile all'altra. Quindi, una volta fatte le due patty, ragazzi, prima di andare in cottura con i nostri hamburger, dobbiamo preparare il nostro bacon. E in questo caso vi ho portato una ricetta che ho visto negli Stati Uniti fare. E dà un grado di croccantezza al bacon che secondo me è importantissimo. E nonostante qualcuno rabbrividirà per quello che sto facendo, vi dico provate e poi mi direte. Prendete delle fette di bacon generose. Prendiamo una bottiglia di Coca-Cola. In questo caso io ho scelto gusto Mora Ginepro, perché secondo me dà dei sentori giusti. E andiamo a inondare il nostro bacon prima di passarlo nel forno. Questo perché caramellizzerà e una volta passato darà il giusto grado di croccantezza e sapore al nostro bacon. Questa roba qua è da provare. La metto nel forno. Tenete il forno molto alto, 220, 4-5 minuti. State sempre all'occhio, guardatelo sempre a vista perché non bruci. È importantissimo che diventi molto molto croccante. Andiamo a mettere un po' di olio nella nostra pentola. Vi consiglio di iniziare con quello con lo zola. 2 minuti dopo con quello col formaggio. Perché quello col formaggio? Perché il formaggio è un conduttore di calore. La carne si cucinerà prima con questo formaggio. Ho scelto per il pane del nostro hamburger la nostra ricetta autentica, spennellata di rosso d'uovo sull'esterno. Lo zucchero che c'è nella ricetta del nostro pane ci dà la possibilità di caramellizzare e quindi creare uno strato che non fa penetrare i succhi della carne, in modo tale da poterlo mangiare fino all'ultimo morso. I 2 minuti sono passati, iniziamo a mettere anche l'altra patty. Possiamo girare le nostre due patty, quindi questa sarà cotta un po' di più e questa un po' di meno. Tutta questa crosticina che si forma sulla carne a noi piace, quindi lasciatela e non vi preoccupate. L'hamburger mi piace medio cotto. Ungiamo un po' la nostra padella antiaderente con un filo di burro, forse qua ne ho messo anche troppo. Andiamo a caramellare la parte del pane che ci servirà da base. Nel frattempo sforniamo il nostro bacon che si sarà sicuramente caramellato. Quando è così bruciacchiato vuol dire che è arrivato al momento giusto. E lo andiamo a stendere sul nostro tagliere. Appena lui si raffredda diventa croccante. Ok, il nostro pane si è caramellato, iniziamo a montare il nostro hamburger.
Stendiamo una base di salsa sulla base del nostro panino e a questo punto possiamo iniziare ad adagiare la nostra prima pat col cheddar, la seconda col blue cheese e il nostro bacon croccante. Per ultimare questa ricetta, a mio avviso, bisogna mettergli una generosa porzione di patatine americane. Sale. Ecco ragazzi, questo è il nostro blue cheeseburger di Americas con patate dolci accompagnate da una Mexican Cola Jarritos. Diamo un taglio.